in collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio. E siamo partiti dalla concessionaria Siena Auto, che ringraziamo nuovamente per darci la possibilità di fare Robur Drive, e siamo in compagnia con il numero uno della squadra della Robur, mister Giovanni Colella. Benvenuto a Canale 3. Grazie, grazie dell'invito. Numero 47 comunque. Numero 47. Allora, classe 66, 10 agosto. Hai un omonimo arbitro. Vogliamo fare un po' di storia, la tua storia, diciamo, professionale. Dove inizia questa passione veramente smodata per allenare, soprattutto i ragazzi all'inizio, ma insomma poi anche i grandicelli? Dove comincia? Giocavi a calcio comunque? Ho giocato purtroppo brevemente fino a 22 anni, è un giocatore modesto. Niente. Vabbè, Beretti del Treviso, sbaglio, no? Sì, a Primavera del Treviso. Molti infortuni hanno così stoppato la tua carriera da calciatore. Ma anche se non avessi avuto gli infortuni non penso che avrei fatto una grande carriera, onestamente. Passavo la settimana con le ginocchia sotto ghiaccio per riuscire a giocare la domenica. A un certo punto mi stufai e niente, cominciai ad allenare i bambini per restare nell'ambiente, e da lì è nata un pochino questa passione. L'allenatore è un po' solo, però, no? L'allenatore è un solitario, se non lo è lo diventa, è una specie di orso che quando le cose non vanno bene si rintana nella grotta e sta lì da solo. Sì, è vero, perché alla fine, soprattutto qua in Italia, l'allenatore vengono date, secondo me, responsabilità esagerate di qualunque cosa succeda. È una cosa molto molto comoda. Ci fermiamo 5 minuti durante la nostra giratina in macchina a godersi un panorama, perché questo è il momento in cui parliamo un po' di Siena. Di questa città cosa ti ha colpito di più, diciamo, dal punto di vista anche architettonico, artistico? Già l'avevo vissuta qualche volta in varie gite, diciamo che mi è piaciuto particolarmente il Duomo. Perché è una cosa che conoscevo poco, l'avevo intravisto una volta velocemente, quindi me lo sono, un pomeriggio assolato, me lo sono goduto da e solo. Intorno al Duomo c'è tanta della storia dei senesi, anche tanto del loro carattere. Questa città ha un'attrattiva, ora al di là della professione, esercita in te un'attrattiva. È una città che avevo già visitato diverse volte, che mi piace tantissimo, quindi nel momento in cui c'è stata la possibilità di venire ci ho pensato un attimo, perché al di là poi del blasone della società calcistica, la città è di richiamo assoluto e mi piace da morire. Siamo stati nella giraffa l'altra settimana, è stata una cosa molto molto piacevole, poi perché proprio per un così autodidatta appassionato di storia ascoltare le vicissitudini delle contrade è piacevole. Ritornando, diciamo, idealmente dalle parti del Rastrello, una domanda che chiaramente ti devo fare, non posso non fartela. Cioè, questi mugugni che la tribuna ti dedica. Li dedicava a Conte e io spero che continuino a dedicarli anche a me, onestamente. Magari vai al Chelsea. Io prima la nazionale, poi il Chelsea. Sarei felicissimo. La cosa che mi interessa, che è fondamentale secondo me, è che venga sostenuta la squadra, è importante quello. La squadra, secondo me, ha dato la dimostrazione di tenere a questa città, di giocare per la maglia, come è una cosa che si fa fatica a capire da fuori, però per un allenatore è importante trasmettere le cose giuste ai giocatori, quindi ci può essere una domenica anche in cui tu senti parecchio la partita, però non devi assolutamente farla sentire ai giocatori, quindi quella per te diventa una domenica difficile, ti devi tenere tutto dentro e magari anche finita la partita è ancora tutto dentro, cioè non è semplice, qualcuno dovrebbe vivere la panchina per capirla. L'allenatore, secondo me, bravo è quello che riesce a far avere alla squadra quello che serve alla squadra nel momento in cui serve, non quello che serve a se stesso. Si avvicina il Natale, voglio dire, che facciamo? Un regalino di Natale te lo aspetti, anche più di un regalo dal direttore, dal presidente, insomma, perché comunque, e se te l'aspetti, cosa ti piacerebbe avere sotto l'albero? Qual è il profilo che manca? Se manca?
non è detto che si faccia per forza qualcosa, anche perché il mercato di gennaio è una cosa completamente diversa da quello di giugno. Non c'è tanta scelta, esattamente. Non è facile trovare neanche il giocatore ad hoc, ammesso e concesso che ti serva quel giocatore. Quindi bisogna avere un attimo di pazienza. Io di solito sono abituato ai regali a farmeli da solo, quindi penso a far più punti possibili da qua a Natale. Alla sosta. Si parla di 3-5-2 un po' in continuazione. Cosa vogliamo dire di questo fantomatico 3-5-2? Un conto è parlare di tre difensori centrali e un conto è difendere a tre. E qui ci sarebbe tutta una biblioteca da aprire, perché poi quando si parla di tre e di quattro, effettivamente la maggior parte delle volte magari non si sa esattamente di cosa si parli. Insomma, dopo io non sono mai stato diciamo, non ho dogmi da questo punto di vista. Ho fatto, per esempio, a Como il primo anno giocavamo un 4-4-2 molto spinto con due esterni che erano due attaccanti, quindi si faceva di necessità virtù, giocava davanti Mendicino con Donnarumma. E diciamo, siamo così ora. Diciamo che ecco, probabilmente a livello strategia generale si può dire questo: quando devi creare una squadra, un gruppo, è meglio dare dei riferimenti ben precisi a livello tattico. Una volta assodati, creati dei meccanismi, create anche delle certezze dal punto di vista dell'autostima, allora lì è molto molto più facile intervenire e fare dei cambiamenti. Al di là del fatto che magari ogni tanto si buttano là piccole nozioni di altre cose che possono servire durante la partita. Diciamo che in costruzione di una squadra è meglio dare dei punti di riferimento precisi, anche perché non è che tante volte la cultura dei calciatori, soprattutto dei giovani che vengono fuori dal settore giovanile, sia così vasta dal punto di vista tattico, purtroppo. E quindi diciamo che inizialmente magari la strada maestra è quella, dopo pian piano cristallizzandosi anche i valori, esattamente, i ruoli, uno bravissimo perché dopo, come dico spesso e come sono d'accordo con te, c'è una difesa a tre, se metto tre difensori è un conto, se metto tre centrocampisti diversi è tutto un altro. Cioè, se Firenze, faccio spesso l'esempio, se la mezzala la fa Firenze Gentile, mi sembra che siano due cose completamente diverse. Vuoi bene a questi senesi, anche a quelli che ti fanno due verci durante la partita? Tante volte dicono anche delle cose simpatiche, non si vede, ma qualche volta in panchina mi viene riferimenti fisici, vengono fatti il sorrisetto. Va bene. Cosa ti piace mangiare maggiormente da queste parti? Dai, diciamolo, sì, almeno si fa due risate. Tutto. Farei prima a dirti cosa non mi piace. Poi essendo un amante della buona cucina, insomma, un piatto che scegli sicuramente, se c'è, buono nostro, la ribollita, viva la ribollita, caro mister Giovanni Colella. Io ti ringrazio, è stata una chiacchierata molto piacevole, e in bocca al lupo per noi e per la Robur, naturalmente. Forza Robur, grazie. In collaborazione con Siena Auto, la tua concessionaria Fiat a Siena e Monteroni d'Arbia, da oltre 25 anni al tuo servizio.